Buongiorno mondo, bentornati in questo nuovo video in cui mi truccherò insieme a voi utilizzando tutti i prodotti low cost e laddove non riuscissi a trovare dei prodotti che costano proprio tipo 3 euro, comunque mi aggirerò in ambito di prodotti relativamente economici. Ma prima di cominciare non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di inserire la campanella in modo da non perdervi più alcun mio video. Allora, come primer andrò ad utilizzare questo di Astra, che è comunque uno dei miei preferiti economici o non, è Ritual Primer Smoothing Effect ed è praticamente un primer levigante, lisciante per così dire. Esce trasparente, tipo gel. Si potrebbe pensare che sia un primer siliconico, ma in realtà non lo è perché di siliconi non ne contiene. Molto leggero, proprio impalpabile una volta che si assorbe, quindi gradevolissimo anche per chi ha la pelle grassa. E appunto questo effetto un po' più levigante, non appiccicoso però, è l'alternativa a chi non vuole l'effetto tipo quello che vi mostro sempre di J1 Jelly Pack o di Milk, bensì semplicemente qualcosa di levigante e lisciante. Come fondotinta invece andremo ad utilizzare questo di Astra sempre, è il Transformist Foundation and Concealer, quindi volendolo potete utilizzare sia come fondotinta che come correttore. Io l'ho provato e funziona benissimo. Ma per oggi lo utilizzerò soltanto come fondotinta. È super, iper, mega coprente, quindi ne basta davvero poco. E lo andrò ad applicare con una spugnetta in modo da aiuto da alleggerirne un po' la coprenza. Come correttore utilizzerò uno dei miei vecchi amori, che è questo di Wet n Wild, il Focus Concealer, che ha una buona coprenza e un pochino più asciutto come consistenza, però come correttore da tutti i giorni di media coprenza è veramente ottimo. Copre, ma rimane comunque sottile sulla pelle. Molto bello. La cosa comoda è che non devo veramente portarlo da nessun'altra parte, poiché il fondotinta è stato così coprente. Come cipria invece userò questa, mi dispiace, è una limited edition, ma non ho granché a livello di ciprie economiche. Comunque quella della collezione Tuscan Sunshine di Kiko, che è trasparente, si fa un sacco fatica per levarla tra l'altro, però qualcosa esce sul pennello. E la cosa bella di questa cipria è che è molto levigante, quindi molto riempitiva a livello di pori, ma è anche super sottile e nonostante sia opacizzante come effetto, ha una specie di patinatura, satinatura che non toglie completamente la tridimensionalità del volto, bensì continua a lasciare intravedere un po' di luminosità, ma al contempo appunto opacizzando la pelle. Come terra invece un prodotto che mi piace tantissimo è la Flat Perfection Velvet Bronze di Neve, che è una bellissima terra con una texture stupenda, burrosa, setosa, si sfuma che è una meraviglia. E anche il colore, nonostante possa intimorire perché sembra estremamente scuro, si sfuma talmente bene che è indicatissima anche per incarnati chiari. E ricordatevi che se voleste comprare qualcosa dal sito di Neve, potete sempre usare il mio codice sconto che è quello che vi lascio qua sotto, credo sia ELSA10, con cui risparmiate il 10% sul vostro ordine. E io ci faccio una piccola commissione. Ah, il pennello che sto utilizzando è sempre di quel set verde di Eixo, che in realtà non hanno dei nomi i pennelli singolarmente, ma è un set che comprendeva sia pennelli viso che occhi ed è veramente ottimo. Me li hanno mandati da provare e mi stanno piacendo tantissimo. Specialmente i pennelli per occhi perché hanno delle forme molto piccoline adatte anche a chi appunto ha gli occhi non tanto grandi. Che bello che è l'effetto di questo bronzer, mi piace un sacco perché è un pizzico più rossiccio rispetto a quelli a cui sono abituata solitamente, ma è ancora nei limiti del
del normale, del naturale su di me, veramente bello. E poi vedete che stratificandolo lo si intensifica, ma altrimenti riuscite ad ottenere un risultato veramente leggero. Ora, siccome l'illuminante che voglio utilizzare è in polvere libera ed è sempre di neve, è l'illuminismo, e siccome ho tutta la base incipriata, penso che intanto mi spruzzerò un attimino le guance con questo spray di I Heart Revolution, che è proprio lo fixing spray. Io questo lo uso solo per bagnare i pennelli generalmente, però adesso ci do una spruzzata un attimino sulle guance e dopo vi applico subito l'illuminante libero, che così penso risulti un pochino più strong. Quindi questo è l'illuminante, un po' più rosatino, molto chiaro e delicato. Ne prendo un po' nel coperchio e ora cerco di non fare un disastro. Beh, questo illuminante è stupendo. Non lo uso per scomodità, perché l'illuminante in polvere libera è ovviamente un po' più scomodo rispetto a quelli pressati o in crema. Però l'effetto che fa è veramente bello, specialmente se volete questo effetto luminoso naturale che non contenga glitter, ma che doni proprio luce al viso e che non faccia stacco dalla base. Quindi si vede quando giro la testa, ma per il resto rimane in sordina, diciamo. Ed è veramente, veramente bello. Ha uno sheen leggermente dorato, ma super naturale. Mi piace molto. Devo usarlo di più. Vado ad applicare anche subito il blush, perché ho già deciso quale sarà, ed è questo di Essence, il Matte Touch Blush nel colore 10 Peach Me Up, che vi ho già mostrato di recente, ma lo voglio utilizzare perché è molto bello e veramente lo uso troppo poco, e oltretutto è un colore che va bene proprio con tutto. Molto bene, giunti a questo punto andrei a applicare il primer occhi e a farmi le sopracciglia, però per le sopracciglia vi devo dire che ho comprato e provato questo prodotto di Astra, che è il Geisha Brows Crema Gel Sopracciglia. Io sapete che ho utilizzato la micromina di Astra, mi sono trovata da Dio, ma siccome ho visto diversi youtuber parlare bene anche di questo e siccome mi sono riabituata ad usare la pomade per le sopracciglia e sto usando quella di Nabla, ho voluto provarlo e ragazzi, mi piace tantissimo, veramente veramente tanto. L'effetto è che fa super coprente, ma le rifinisce super bene, e tra l'altro uso proprio il pennellino che c'è dentro al tappo e mi trovo divinamente, quindi per 5 euro anche qua ho trovato un'altra scopertona. Quindi me le faccio un attimino e torno per truccare gli occhi. Dimenticavo che per fissarle utilizzo sempre di Astra, oggi mi cade proprio tutto, l'Eyebrow Lover Mascara, che è appunto un mascara per sopracciglia colorato con questo micro scovolino fantastico. Cioè Astra spacca con i prodotti sopracciglia, li ho provati quasi tutti e sono rimasta veramente piacevolmente impressionata da tutti quanti. Molto bene, passiamo ora agli occhi. Ragazzi, ho comprato queste, che sono stupende, sono tre palette di Revolution della linea Reloaded, che è tra l'altro la prima linea che provai di Revolution ancora anni fa, solo che riguardandomi dei video di youtuber americane che seguo, alcune veramente mi hanno ricordato che la qualità di queste è veramente molto molto buona rispetto ad altre uscite appunto successivamente, quindi ho pensato di comprare questa, che è la Reloaded Velvet Rose, che chiaramente riprende lo schema colori della Soft Glam di Anastasia, quindi tutte tonalità nude e abbastanza calde. Poi ho comprato questa, che è la Reloaded Hypnotic, che invece vuole essere una copia praticamente della Sultry, sempre di Anastasia. Questa l'ho anche già provata ieri ed è veramente bella, tanti shimmer super metallici, super intensi e cremosi. E poi ci sarebbe questa, la Reloaded Deep Dive, che non credo sia una copia di nulla, ma che mi piaceva troppo per queste tonalità verdi, blu, acquamarina, che sono veramente stupende, e tra l'altro è quella che vorrei utilizzare oggi. Forse a voi interesserebbe di più però sapere come si comportano le altre due. Questa è una bella questione. Allora, questa l'ho già usata ieri per conto mio, quindi non ve la mostro anche oggi. Sono indecisa se mostrarvi la colorata o la soft glam. Adesso, se potessi chiedervi direttamente, sarebbe molto più pratico. Però non posso.
Beh ragazzi, mi dispiace, ma io voglio usare la Deep Dive. Questa magari la vediamo in un altro video. Se vi interessa fatemelo sapere. Io non possiedo né la Soul Tree né la Soft Glam di Anastasia, quindi non riesco a farvi un confronto. Però se volete vederla in azione lasciatemelo scritto giù nei commenti, che eventualmente vi giro un altro video dedicato a quelle. Invece oggi voglio concentrarmi su questa perché ha dei colori troppo belli e io voglio troppo provarla. Tra l'altro le ho swatchate tutte l'altro giorno tra le mie stories Instagram e devo dire che veramente le polveri sono ottime. Di Revolution in particolare mi piacciono molto gli shimmer perché sono belli, cremosi, pigmentati e ricchi. E i matte secondo me si swatchano un po' meno bene, ma si utilizzano con serenità sugli occhi, proprio senza problemi. Ho una mezza idea di quello che vorrei fare. Quindi partirei intanto con questo colore qua opaco verde, da mettere nella piega dell'occhio. Cosa non low cost che ho utilizzato è stato il primer occhi, che è il mio solito di MAC, il 24 Hour Extend Eye Base, perché onestamente non possiedo un primer economico e sinceramente preferisco risparmiare sulla formula degli ombretti piuttosto che sul primer, perché so che il primer fa una differenza anche appunto su ombretti un po' meno performanti. Beh, questo colore non mi ha dato assolutamente problemi ad applicarlo, sfumarlo e stratificarlo, quindi direi che cominciamo bene. Ora invece andrei a prendere questo, che è leggermente più scuro, e andrò ad intensificare un po' la parte esterna, la piega esterna dell'occhio. Il pennello che ho usato prima era di un set di BH Cosmetics, di cui non ricordo il nome, mentre questo è sempre del set verde smeraldo della Eyeshow. Guardate che bello. Io ho troppo rivalutato il verde ultimamente, non so perché, ma era uno di quei colori di cui ho sempre avuto paura. E comunque, sì, non penso che faccia risaltare tremendamente il colore dei miei occhi, però mi piace tanto. E poi ha talmente tante sfumature interessanti che veramente ce n'è per ogni gusto. Beh ragazzi, io non so che dirvi, questi due colori sono spettacolari, si sono stratificati e sfumati divinamente senza alcun problema. Sono veramente soddisfatta. Ora prenderei un po' di questo color... che cos'è? Bianco? Champagne? Li chiamo tutti champagne, ma in realtà non sono champagne. Questo color perla, ecco, luminoso, e questo lo applico sotto il sopracciglio. Ok, molto bene, molto bene. Ora la mia idea era di utilizzare questo verde chiaro nella parte più interna della palpebra e poi questo turchese bellissimo nell'angolo proprio qua esterno, poco prima dell'opaco appunto. Stavo valutando se fare una cut crease, ma penso che non la farò. Pennello. Dicevo, non farò una cut crease con il correttore, bensì applicherò direttamente gli ombretti in modo da dividere un po' gli spazi. Per questo mi armo di un pennellino così piatto, piccolino, di Eyeshow, e vado direttamente a prendere il primo verde, quello chiaro, e lo spruzzo. E lo applico nella parte più interna. Bello. Meraviglia! L'unica cosa fastidiosa di alcuni ombretti è che quando ci andate a massaggiare, per così dire, il pennello dentro, fanno un po' di hard pen, sapete quando fanno quella patina in superficie che dopo vi rende difficile prelevare il pennello. Ma vabbè, noi non ci facciamo infastidire perché in realtà basta grattugiarlo un po'. Ora prendo questo e lo applico nel terzo più esterno. Sono proprio curiosa di questo colore perché sembra stupendo. E lo è. Ora giro ogni tanto il pennello per miscelare le due parti, il verde chiaro e il turchese un po' più scuro. Che meraviglia, mi piace un sacco.
Adesso vado un attimino a riapplicare un po' dell'opaco nell'angolo esterno, però ragazzi mi piace veramente tanto il risultato e trovo che questi colori siano veramente belli, poco impegno veramente per farli funzionare e sfumare tra loro. E niente, sistemo un attimino un paio di robe di fino e dopo andiamo a fare la parte inferiore. Ok, sulla rima inferiore penso che riprenderò innanzitutto il verde chiaro da sfumare un po' su tutta la rima inferiore, appunto. Ok. Ora invece riprendo anche il verde chiaro shimmer e lo tiro sempre nella rima inferiore, però un pochino più internamente. Prendo anche il turchese, quello un po' più scuro, sempre shimmer, e questo lo applico più esternamente. Ma quanto mi piace questo look! Adoro troppo questi colori! Ok, invece nell'angolo interno volevo provare intanto a prendere questo dorato qua, che sarà sicuramente troppo scuro, ma eventualmente poi ci applico anche quello che ho messo sotto il sopracciglio. Neanche tanto scuro. Bello, ma lo schiarirò comunque un pochino con il color panna di prima, proprio nella puntina più interna. Beh, che dire ragazzi, a me piace tantissimo questo look, mi piacciono moltissimo questi colori, tra l'altro si intona perfettamente alla fascia di oggi. Ora scelgo una matita da applicare nella rima interna e mi sa che andrò o con questa di NYX, che probabilmente userò, è la Aqua Green, perché altrimenti ci sarebbe anche questa volendo, che è invece la Slide On Glide On nel colore Esmeralda. Questa secondo me fa un po' più stacco perché è un pochino più turchese. Dai, userò questa. Uso questa, applico un velo di mascara, valuto se voglio le ciglia finte e torno per finire le labbra. Ecco come faremo. Ok, come combo mascara ho utilizzato questa, composta dal Subliminal Volume di Astra insieme a You Better Work Length Definition di Essence, che uso principalmente sulle ciglia inferiori e poi per dare un briciolo di lunghezza in più a quelle superiori. E mi sa che mi fermo qua, non applicherò neanche le ciglia finte perché l'effetto mi piace molto. Oltretutto ho ordinato ieri le ciglia magnetiche, quelle, le accent lashes che si mettono solo nella parte più esterna di Essence, che non vedo l'ora che arrivino perché ho sentito, cioè mi ricordo che Basic Gaia ne ha parlato in maniera talmente positiva che le dovevo provare, perché ne ho veramente le scatole piene di utilizzare colla, tagliare ciglia eccetera, quindi appena arrivano quelle le vediamo insieme. Ora però come labbra ho deciso di utilizzare questa combo qua, sempre di Astra. Portate pazienza, c'è tanta Astra, ma perché è uno dei brand low cost che più mi piacciono in assoluto insieme a Essence e Revolution. Quindi applicherò la matita labbra, questa è la Sculpting Lip Liner nel colore 01, che è tipo un nude. Ho anche messo un po' di burro labbra, che adesso tampono. E per terminare invece uso l'Hypnotize Liquid Lipstick nel numero 14, che è sempre un nude ed è matte. Bellissimo, veramente veramente bello come colore, proprio un nude un po' pescato come piacciono a me. E con questo chiudo questo video, a me piace moltissimo il look che è venuto fuori, questi ombretti poi veramente mi hanno stupita, quindi se vi va assolutamente provatele come palette perché valgono assolutamente la pena, anche perché costano tipo 5 euro. E niente, la resa è veramente veramente ottima. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo trucco, se conoscete i prodotti che vi ho mostrato o se vi incuriosiscono. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e ad iscrivervi al canale, mi raccomando. E niente, io spero tanto di rivedervi nel mio prossimo video, vi mando un enorme abbraccio e un saluto. Ciao! Muah.